Oggi andiamo a fare un piccolo quadretto, facciamo una strada, una cosa abbastanza rapida, così senza pensieri, in modo che ci svaghiamo un po'. Una giornata veramente brutta, piove, fa freddo e quindi cosa c'è di meglio che muovere le mani e anche un po' la testa. Quindi ci attrezziamo velocemente per fare questa piccola cosa. È un medio density da un 3 mm grosso modo, forse anche così, 3 mm. Dato una veloce passata di bianco acrilico e il colore di cui abbiamo bisogno non credo siano tanti, ma blu, un po' di nero, rosso, eventualmente qualche cosa che ci può interessare per dare qualche tocco di colore e naturalmente il bianco. Beh, iniziamo.
Che c'è? Sei venuto a fare una visita? Guarda cosa ti ho bagnato, mannaggia. Ora, con tutto questo intreccio di linee, si sono formati naturalmente dei quadrati, dei rettangoli, dei triangoli. Beh, adesso possiamo colorarli, riempirli con colori della nostra scelta, insomma, che siano ben intonati, e dargli un aspetto, non posso dire, un aspetto più tridimensionale alla nostra grafica. Frida, che non ti posso mettere qui sopra, dai, ora non esageriamo, eh? Che c'è? Quando è in casa, aspetta, fammi chiudere. Dai, due minuti, un attimo, guarda, chiudo qui, così quando torno lo trovo asciutto, eh? Però se era proprio una rottura, Frida. La macchia centrale che ho fatto, a guardarla, diciamo, una volta finito il lavoro, mi dà l'idea che sia un po' troppo invadente rispetto al resto, appesantisce troppo quest'area di leggerezza. E allora faccio una cosa, modifico il disegno. Siccome mi piacciono queste linee come sono venute, non li voglio perdere, allora le maschero in modo che possa appunto recuperare questa forma che tutto sommato è venuta, non mi dispiace come è venuta. Naturalmente quando si fanno questi generi di lavori è molto probabile che ci sia qualche cosa che non va bene, perché è molto data dal caso, no? Poi in qualche modo si cerca di rettificare, se è possibile, quello che non ci è piaciuto, oppure è venuto troppo ridondante o mancante, insomma, dipende poi dal punto di vista. Quindi, siccome l'opera era nostra, e noi sappiamo quello che
vorremmo rappresentare qui. Il problema è modifico il progetto originale. Adesso l'ho disegnato, non resta che tagliarlo. Mettiamoci per bene. Taglio è venuto bene, questo si dovrebbe sollevare facilmente senza danni. Vediamo un po' come è venuto, perché non ho bene chiaro cosa abbia fatto. Vediamo un po'. Lo metto sul cavalletto e vediamo un po'. Bene, e così siamo arrivati alla fine di questo breve tutorial. Dal sapore vagamente futurista, vi ricordate Balla, De Pero, eccetera, se no andate a controllare, guardate chi erano e perché sono importanti, soprattutto per noi italiani. E le variazioni che ho fatto sul tema l'avete visto, quindi non resta nient'altro che augurarvi buone feste, siamo ormai addirittura d'arrivo, quindi iscrivetevi, che per me è importante, divertitevi e alla prossima, ciao! Ah, una cosa, cliccate sulla campanella, così sarete sempre aggiornati sulle cose che pubblico e ci teniamo in qualche modo in contatto. Vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao!